Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Per il Capodanno del 2022 abbiamo deciso di portarvi una torta davvero speciale, la torta al caffè. È davvero facile, veloce ed elegante e siamo sicuri che stupirà tutti i vostri amici e parenti. Vi ringraziamo davvero per essere stati con noi anche quest'anno. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in un pentolino 350 ml di latte intero, 150 ml di caffè fatto con la moka e lasciamo a scaldare. Nel frattempo mettiamo 3 tuorli in una ciotola insieme a 110 g di zucchero di canna integrale, 5 g di cacao amaro e 50 g di farina 00. Aggiungiamo 2 cucchiai di liquido al composto e mescoliamo finché tutti gli ingredienti saranno amalgamati. Aggiungiamo poco alla volta il latte, mescolando continuamente. Trasferiamo il composto nel pentolino e lo portiamo ad ebollizione continuando a mescolare. Quando inizierà ad addensarsi, continuiamo a mescolare per 3 minuti. Trasferiamo la crema su un piatto, livelliamo per bene con una marisa, copriamo con pellicola trasparente a contatto e lasciamo a raffreddare completamente in frigo. Trasferiamo la crema raffreddata in una ciotola e la lavoriamo con la marisa finché sarà omogenea. Aggiungiamo 100 g di panna montata già zuccherata, poco alla volta, mescolando delicatamente senza smontarla. Mettiamo in frigo fino al bisogno. In una ciotola mettiamo 5 uova e 75 g di zucchero di canna, poco alla volta. Poi aggiungiamo 75 g di zucchero semolato e 3 g di caffè solubile. Montiamo per 10 minuti fino ad ottenere una crema spumosa. A questo punto aggiungiamo poco alla volta 130 g di farina 00 e 5 g di cacao amaro mescolando delicatamente dal basso verso l'alto per non smontare il composto. Prendiamo una teglia di 20 cm di diametro imburrata e con un foglio di carta da forno sul fondo e ci trasferiamo l'impasto. Livelliamo con una marisa e sbattiamo qualche volta sul piano da lavoro. Poi cuociamo a forno preriscaldato ventilato 160 gradi per 30 minuti. Fare la prova stecchino. Sforniamo e lasciamo a raffreddare 5 minuti nella teglia. Poi, se ce n'è bisogno, aiutandoci con una marisa, lo stacchiamo dai bordi. Poi appoggiamo una graticola sopra la teglia e con un movimento secco la giriamo. Togliamo la teglia e la carta forno e lasciamo raffreddare completamente sulla graticola. Tagliamo in 3 dischi uguali il pan di Spagna raffreddato con un coltello. E voilà! Siamo arrivati al momento dell'assemblaggio, quindi spalmiamo una noce di crema sul piatto da portata. Appoggiamo sopra la base e la facciamo aderire sul piatto. Per ammorbidire il pan di Spagna e donare profumo, utilizziamo un infuso alle fave di cacao e nocciola con scorza d'arancia. Bagniamo il pan di Spagna, ma non eccessivamente. Aggiungiamo metà della crema e la spalmiamo bene su tutta la superficie, aiutandoci con una spatolina. Appoggiamo sopra il disco centrale, applichiamo una leggera pressione, lo bagniamo con l'infuso e mettiamo la restante crema, che andiamo a spalmare per bene. Mettiamo sopra l'ultimo disco, applichiamo un po' di pressione e lo bagniamo con l'infuso. Poi livelliamo per bene la crema sui bordi e, se necessario, copriamo tutti i buchi rimasti. Mettiamo la torta in frigo per 3-4 ore.
tiriamo fuori dal frigo e copriamo interamente la torta con 250 g di panna montata. Per la decorazione abbiamo deciso di utilizzare delle foglie d'oro edibili che attacchiamo delicatamente alla superficie della torta. Prendiamo una rosa edibile, stacchiamo un petalo, lo tagliamo a metà in lunghezza con un coltello e ricaviamo dei petali più piccoli che andiamo ad adagiare qua e là sulla superficie della torta. Guardate che bellissima torta abbiamo creato, elegante ed effetto, perfetta per le feste. Auguriamo a tutti un buon anno nuovo, pieno di serenità e felicità. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa deliziosa torta al caffè. Cosa posso dirvi? Sento davvero un'esplosione di sapori in bocca. Il pan di Spagna è davvero soffice, bagnato correttamente dalla bagna alle nocciole e ha un leggero ma piacevole retrogusto di caffè. Inoltre la crema è bella vellutata e leggera, con un gusto che ricorda proprio il cappuccino. Insomma, tutta insieme molto delicata e leggera, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Auguriamo a tutti un felice anno nuovo. Ci vediamo nel prossimo video.